La puntata di quest'oggi di Fuori Onda è dedicata a Roberto Carboni, che ha appena pubblicato con i fratelli Frilli Bologna, destinazione notte, la fase Monk. Prima di cominciare a intervistare il nostro ospite vorrei pronunciare una frase che ho trovato in un'altra sua intervista che mi ha molto colpito, e da questa frase vorrei incominciare. Il noir è uno sguardo deformato sul mondo reale. Vorrei che tu mi parlassi del tuo romanzo partendo da questa cosa che tu hai detto. Sì, il noir è uno sguardo deformato sul mondo reale perché in realtà il giallo è uno sguardo deformato su qualcosa di teatrale, no? I vecchi romanzi dell'Agatha Christie, nel quale la marchesa Pinco Pallino uccideva il suo quarto marito col veleno dei pesci tropicali, sono volutamente teatrali, no? Non faccio una disquisizione di quello che è buono o non è buono, però è proprio il genere. Poi uscì Dashiell Hammett, che lui era un investigatore privato, si è ammalato in guerra e tornato a casa, non poteva continuare a fare l'investigatore privato e quindi ha cominciato a fare quello che lui sapeva fare, cioè descrivere i casi che aveva visto. E lì è nato il noir. In pratica il papà di Marlowe, Chandler, diceva che Hammett aveva restituito il crimine all'uomo e alla strada. La porta non era più chiusa come nei vecchi gialli classici, no? Chissà chi sarà, come avranno fatto a ucciderla con la porta chiusa, ti ricordi? Era come anche poi il primo nero, no? I delitti della Rue Morgue di Poe. Ma la porta era improvvisamente troppo aperta, perché la ragazza morta poteva essere una spacciatrice, una prostituta, e quindi chiunque potrebbe averla uccisa. Ecco, il noir per questo è uno sguardo deformato, perché è la maniera con cui lo scrittore interpreta il mondo, e naturalmente deve essere un po' deformato, ma deformato quel minimo per renderlo ulteriormente interessante. Ma il mondo è come è realmente il mondo, tant'è che nel giallo la città è sempre uguale, non è fondamentale come nel noir. Invece il noir, che si occupa di tessuto sociale, è differente ogni noir. Per questo nascevano le scuole, no? La bolognese, la milanese, la romana. La tua Bologna è, in questo romanzo, è assolutamente misteriosa, è bagnata, umida, piena di pioggia, dove non c'è molta gente in giro perché c'è appunto la paura di imbattersi, lo possiamo definire un serial killer. Assolutamente sì. Tu descrivi una Bologna nascosta. Da cosa nasce questa tua descrizione particolare, che di una Bologna che avrà sicuramente un aspetto più solare ma anche più notturno? Sì, Bologna è una città che ha questa dicotomia, e anch'io ci ho messo veramente molto per capirla. Perché è una città che pare accogliente, no? La cucina, l'università, i locali. E una volta sono stato invitato in un castello e visitavo questo castello durante il giorno, che di questo mio amico, e lui mi raccontava le sue storie, e io il castello lo vedevo come qualcosa di bello. Quando però è venuto buio e sono rimasto lì da solo la sera, il castello è diventato il castello e mi faceva paura, mi metteva i brividi. Ecco, Bologna di giorno è gioiosa e paciosa, però appena viene la sera e si mette a piovere e viene buio, allora senti la sua storia, senti la medievalità, senti il mistero, ed è questo che ti serviva. Visto che questa era una storia buia, avevo bisogno di questo tipo di Bologna. La descrizione è sempre al servizio della storia. Ecco, non soltanto la descrizione è al servizio della storia, ma tu usi un altro mezzo, che è la musica. Ci riempi anche di note di jazz. Perché Bologna è una città particolarmente famosa per il jazz, sì, è vero. Ha tanti locali, tante cantine, sono passati molti americani importanti da Bologna. Volevo chiederti un'altra cosa sui personaggi di questo romanzo, che appunto è ambientato a Bologna. Si apre con una macabra scoperta: davanti a un negozio di giocattoli viene trovato un piede mozzato, e da qui parte la paura, parte... Non c'è un'indagine però nel tuo romanzo, non c'è la polizia, noi si entra nella mente di tutti i personaggi, dai buoni, dai cattivi, che però non sono così ben delineati, nel senso il buono ha degli aspetti anche cattivi, il cattivo ha degli aspetti anche buoni. Vuoi parlarci di qualcuno di questi personaggi in particolare?
Sì, la delineazione dallo stereotipo, perché nessuno di noi è completamente buono, completamente cattivo. Ognuno di noi si dice che noi siamo il frutto di quello che è il nostro passato, per cui l'uomo è un po' come un vetro, se qualcosa lo ha crepato, quella crepa se la porterà dietro per tutta la vita, sperando che i nostri fantasmi non diventino mai diavoli, no? In maniera da riuscire a tenerli fermi. Il protagonista è Annibale Dori, appunto un tassista notturno fuori dagli schemi, ma tutti i personaggi sono un po' fuori dagli schemi. Prendiamo per esempio un personaggio marginale che è Tosco Sganzerla, l'amico di Annibale. Lui fa il buttafuori, però è anche un criminale conclamato, eppure a casa ha un nonno arteriosclerotico che lo fa impazzire e lui piange, soffre e si sente in colpa per questo nonno, proprio perché non esistono i personaggi buoni e i personaggi cattivi nella realtà, siamo tutti esseri umani, no? Sicuramente. C'è un personaggio in particolare che è Collina, Sì. che a volte tu descrivi con enorme sarcasmo perché è in un momento in cui diventa molto feroce e tu lo fai bloccare da un problema di sciatica. Sì. Diventa quasi, quasi banale, quasi grottesco, ecco, più che banale. Perché gli hai voluto riservare questa sofferenza fisica? Intanto perché spesso le sofferenze fisiche sono psicofisiche. Si è proprio visto nelle casistiche psichiatriche che determinate malattie psichiatriche portano poi a determinate manifestazioni fisiche. E poi perché lo stereotipo, come dicevo, del serial killer perfetto che noi vediamo in televisione non esiste. Il serial killer è uno psicopatico e se noi andiamo a guardare le personalità psicopatiche ci accorgiamo che molto spesso non sono, anzi non sono quasi mai Hannibal Lecter, sono Carlo Collina, cioè hanno tanti problemi, per cui quando lo stesso Tosco viene fermato da lui e si trova questo con in testa il cappuccio, i piedi fasciati negli asciugamani per non farsi sentire, la doppietta tagliata con una sega a mano, cioè dice: ma io mi sono fatto fregare da questo qua, perché gli psicopatici sono così. Morella li definiva degenerati superiori. È vero che sono superiori, ma sono anche degenerati, poveretti. Dopo aver scritto un romanzo così impegnativo, anche a mio avviso, per i temi trattati, per il modo in cui lo svolgi tutta la trama, hai qualche altro progetto nel cassetto? C'è qualche altro romanzo che deve venire alla luce? Santo cielo, ne ho già scritti altri tre dopo che è uscito questo. Sto scrivendo il quarto, l'ho cominciato la settimana scorsa e ho scritto 50 pagine in 3 giorni. Io scrivo a getto continuo perché ho trovato un sistema per non avere tempi vuoti. Adoro scrivere il giorno di Natale, Santo Stefano, ho lavorato 8-9 ore al giorno ugualmente, in ferie passo il tempo a revisionare e mia moglie ha una pazienza molto molto importante. Cioè, dopo Bologna Destinazione Notte ne sono stati pubblicati altri tre? No, non sono ancora Ah, pubblicati, ma li ho già li hai già scritti. scritti Scritti dopo. finiti. Quindi sei Sono al assolutamente. quarto, sì. Sì. Quindi li aspettiamo, non per un'intervista, ma per almeno altre tre o Ma quattro. volentieri. Grazie per essere stato nostro Ma ospite. grazie a voi, grazie. Ciao.